Voglio. Buongiorno. No, e mi fa tanto piacere quando mi dici ho dormito serenamente. Adesso dormo un altro po'. Bellissimo, bellissimo. Sì, questa è la forma più giusta per recuperare nel più breve tempo possibile, insomma. Il fatto di dormire, di essere sereno, di non avere pensieri. Va bene così, cuore, andiamo avanti così. Ma oggi non so cosa, vabbè, a parte le trasfusioni. Oggi è, se non ricordo male, oggi è mercoledì. No, oggi è mercoledì. Non so se quando inizierai a fare questa cosa, questa immunoterapia, perché il babbo disse 2-3 giorni ancora, quindi probabilmente oggi può essere anche l'ultimo giorno che fanno le 3 trasfusioni. Meno male, cuore, meno male quel PowerPoint. Meno male. Hai visto quanto è comodo? Così non stanno a bucarellare mille volte per trovare la via. Invece così, bello, tranquillo. Le braccia sempre libere. La scienza. Studia sempre. Mo leggevo proprio ieri, oh, sì, ieri leggevo praticamente hanno inventato delle compresse, queste parlo per il discorso del babbo, hanno inventato delle compresse che praticamente dove la chemio non arriva a distruggere queste cellule maligne, ci sono queste compresse. Vabbè, sicuramente loro lo sanno come medici, insomma. Quindi i progressi si fanno sempre, i progressi vanno avanti. Queste sono belle informazioni. Sì, si arriverà al punto dove comunque, secondo me, tra qualche anno forse inventeranno proprio qualche medicinale capace di distruggere o di prevenire queste malattie. Dai, andiamo avanti. Senti, e niente, cuore, io mo vado al lavoro, vediamo un po' che si dice. Cioè, questo è un fine mese catastrofico. Sì, catastrofico dal punto di vista di pagamenti. Eh sì, cuore mio, non stiamo facendo un cazzo. E comunque i pagamenti stanno da fare sempre. Non è che puoi fare diversamente. Quindi mo dobbiamo stringere i cinghi e cinghiettini e vedere un po' come sfoderare qualche colpo per i pagamenti più che altro. Ah, vabbè, lo Stato puoi fare, è schifoso. Cioè, 30 novembre acconto per le tasse, ma stiamo scherzando. Cioè, noi commercianti artigiani stiamo facendo poco quanto niente e tu ci continui a massacrare. Ah, vabbè, è scandaloso, guarda. Scandaloso, cuore. E sono cose proprio allucinanti. Poi, quando le cose non vanno, capito? Non è che lo Stato dice, no, vabbè, dai, visto che stai attraversando un periodo difficile, ti aiutiamo. Se... No, io lo considero proprio a conti fatti una dichiarazione di redditi, l'altro giorno leggevo, una dichiarazione di redditi di 48.000 euro. Quindi significa che tu hai guadagnato 4.000 euro al mese. E che cosa succede? Succede che tu alla fine dell'anno te ne restano appena 10.000 euro, cioè 800 euro al mese.
perché gli altri soldi che tu guadagni servono per pagare contributi previdenziali, tasse, infortunio. Cioè, è allucinante come siamo tartassati da questo stato di merda. E quindi non va bene, cioè non va assolutamente bene. Ma poi la cosa più assurda è che ti lascia morire, cioè nel senso che nel momento di bisogno non ti aiuta, cioè hai capito? Ti finisce di uccidere, ecco, questo è lo Stato italiano. Che ti devo dire, cuore mio? Boh, ma voilà, non mi farci pensare, perché veramente è da massacrargli i coglioni a tutti quanti, questi imbecilli. Babbo, ma è cuore mio, dai, fammi andare a vedere di combattere oggi, dai. Ogni giorno è sempre una battaglia. Va bene, oh, e niente, ci sentiamo. Fai tutto quello che devi fare, ok? Fai una buona colazione e fai una bellissima giornata. Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio. Un bacio, un cuore e un abbraccio.